più alibi, la vittoria della Salernitana al Granillo ha certificato lo stato di profonda crisi in cui è piombata la squadra Maranto all'indomani degli ultimi passi falsi. Il capitombolo di Melfi ne aveva solo anticipato la Nemesi. Il dibattito sulle responsabilità non è storia di oggi. Di chi la colpa di questo stato di cose? Tra gli imputati inevitabilmente cozza le sue dimissioni a fine gara quasi un atto dovuto, ma la società nelle ultime stagioni ha fatto veramente poco per frenare la picchiata. L'anticipo del campionato di Lega Pro ha mostrato chiaramente i limiti e le lacune di una squadra costruita sulle ceneri di quella che fu. Le penalizzazioni in classifica, una in atto, l'altra in arrivo, sono lo strumento per alimentarne i disagi. Il gol partita di Calille nel primo tempo ha semplicemente Scritto il verdetto che tutti alla vigilia temevano, l'1-0 per i campani, in una gara condita anche da due espulsioni, una per parte a stretto giro di posta, ha detto senza tema di smentite che sarà davvero un'impresa per la regina riuscire ad evitare il collasso da qui in avanti. Pur se nel calcio tutto è sempre possibile, e le attenuanti generiche rappresentano l'ancora di salvezza a cui aggrapparsi anche in questo momento difficile, uno dei più duri della storia. Del club amaranto degli ultimi trent'anni, perché il tunnel è stato appena imboccato.